E ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui su Dirt 5. Sì, siamo tornati con il volante su Dirt 5, ve l'avevo detto, ve l'avevo accennato e beh, effettivamente ci siamo. Allora, il volante l'hanno sistemato, ho fatto già delle prove e funziona in modo decisamente migliore rispetto a quando abbiamo iniziato i primi episodi, insomma, dove era un po' una merda. Purtroppo non è possibile settare il freno a mano sul TH8A. Perché purtroppo lo riconosce solo come cambio sequenziale, quindi mi permetterebbe solo di aumentare e scalare marce, ma è più comodo con le palette al volante. Volevo metterlo a freno a mano in modo che tirandolo potevo avere il freno a mano, ma è impossibile da settare. In realtà ho trovato un bug inerente al settaggio dell'assegnazione comandi, o meglio, se io entro qui e vado a settare i comandi del T300, purtroppo poi quando esco mi dà il bug che abbiamo più tasti selezionati sullo stesso tasto, più comandi selezionati sullo stesso tasto, ma in realtà non è così. Però bug in questo modo è l'unico modo per risolvere, per uscire, chiudere il gioco e riaprirlo. Quindi nel caso evito di andare a farveli vedere. Quindi oggi siamo qui per andarci a provare qualche gara. Allora, io tecnicamente vorrei provare ad andare avanti con la carriera, però con il volante. Allora, ci eravamo lasciati in questa situazione qui. Dovevamo andarci a fare questo evento Land Rush, che lo scorso episodio abbiamo trollato malamente. Abbiamo fatto il primo evento della categoria Red Zone. Allora, ovviamente con il volante l'unica gara che non faremo è la Gymkhana, perché necessitiamo del freno a mano, ma il freno a mano praticamente mi è impossibile settarlo per il via che vi dicevo del problema riguardante l'assegnazione dei comandi, perché io quando vado a cambiare poi mi dà il bug nonostante li abbia tutti quanti settati in modo diverso. Purtroppo mi dà questo problema, quindi capite che fare le Gymkhana senza il freno a mano è un pochino complicato. Vedrò se riesco a trovare poi qualche soluzione per risolvere. Però intanto io mi butterei dentro a farmi queste garette, insomma, che abbiamo qui. Gara in Marocco, Land Rush con i pre-runners. Ok, con questi veicoli. Allora partiamo con il Ford Raptor. Vediamo che succede qui, visto che siamo tornati con il volante. Come ce la caviamo? Ok, pronti a partire. Mamma mia, vediamo come va. Abbasso un pochino l'audio. Ok, così la visuale. Io stavo utilizzando questa visuale, che volendo effettivamente adesso possiamo. Porca puttana. Ok, prendiamoci un attimo confidenza con questo veicolo, perché qui adesso gestire i controsterzi è molto più complicato. Che cosa è successo? Niente, guardalo questo. Niente, è successo un macello. Ok, facciamo finta di niente, ripartiamo. Vai, riproviamoci come se non fosse successo niente. Ormai con il pad eravamo belli che belli che in forma. Che cosa? Dai, pezzi di fango. Più che altro perché averli poi trazione posteriore vanno in sovrasterzo molto facilmente, quindi neanche serve più di tanto il freno a mano con le trazioni posteriori. Diciamo che potrebbe essere un po' più utile per quanto riguarda le trazioni 4x4. Vai così. Ok, stiamo andando un pochino male, eh. Ok, prendiamo un attimo confidenza con il veicolo e poi vediamo se riusciamo. Ok, siamo in settima posizione. Ok,
un po' di concentrazione. Che poi comunque sì, effettivamente poi la difficoltà è sempre alta, quindi vai. Poi quando si imbarca succede un macello. Ecco, questa visuale penso sia abbastanza improponibile. Però forse questo dal cofono è decisamente migliore. Assolutamente. Come sempre del resto. Mi stanno tamponando da dietro, ecco perché non giriamo. Quando mi tamponano da dietro succede sempre il danno. Madonna mia. Un macello, signori, un macello, ma stiamo andando avanti. Non so come, ma... Ok, di controsterzo. Vai così, vai così, vai così. Riesci a gestirtelo bene già anche solo con acceleratore e freno, il controsterzo con le trazioni posteriori. Il problema è nelle 4x4. E una volta poi che riesci a capire anche come si comporta il veicolo, vai che è una meraviglia. Ultimo giro, proviamo ad andare sul podio. Madonna come vogliamo comunque, oh. Ma che siamo matti. Madonna, abbiamo fatto un volo da paura. Ecco, l'unico problema è le thumbnail, però vabbè. Io me le facevo durante la gara. Ma quando è così, con il volante è un pochino più complicato. Ma vedremo. Al massimo me le faccio in successiva sede. Me le faccio dopo aver finito l'episodio, mi rifaccio la gara. Mi faccio la thumbnail. E sta a posto. La soluzione si trova. Bene, i primi se ne sono andati, purtroppo abbiamo perso troppo tempo all'inizio. Però oddio, il secondo è qui davanti. Ma non penso riusciamo a recuperarlo. Non è impossibile, ma abbastanza difficile. Finalmente almeno con il volante posso usare questa visuale che... Occhio, stava partendo in modo troppo esagerato. Siamo arrivati terzi, dai, va bene, terzi come prima effettiva gara con il volante non è male. Io ho sempre fatto solo prove a tempo per testare il volante. Però va bene. Va bene, abbiamo perso un po' di tempo all'inizio, purtroppo, in mezzo al traffico. E per capire come si comportava il Ford Raptor. Comunque siamo arrivati terzi, il che va anche bene. Ok, quindi seconda gara, Rally Raid con le Super Light. Io utilizzerei il Beetle, tanto sono tutte trazioni posteriori, quindi utilizziamo il Beetle che ha una buona manovrabilità alla città di Kalabaka in Grecia e vediamo come ce la caviamo. Ovviamente questo è un episodio che sto provando con il volante, vediamo se poi ormai magari ce lo concludiamo
con il volante oppure no, non lo so, perché ovviamente tanti episodi li abbiamo fatti con il pad, purtroppo ci hanno messo un pochino a sistemare tutto, però adesso che l'hanno sistemato sarebbe interessante appunto utilizzare il volante e fare qualcosina di un pochino diverso. Vediamo, dobbiamo praticamente ripartire da zero con il controllo dei veicoli perché... Però partiamo davanti? Possiamo dosare meglio il gas anche. Vai, driftata troppo. Porco schifo. È successo un macello. Bisogna andare molto cauti con il gas. Sì, anche un pelo di short shifting. Bene, ti viene da sudare ovviamente così adesso però, eh. Ok, calma. Calma. Un attimo che... Vai così. Ok, è uno sprint, non ci sono più giri da fare, quindi... Calma, gira. Ah, purtroppo ho messo il tempo. Attenzione che adesso arriva una parte abbastanza complicata. Bene, qui adesso ci aggiustiremo tutto con l'acceleratore. Si scala, si dà un colpo di gas, la si fa intraversare. Oddio, poi neanche troppo in realtà, eh. No. Quando parte bene si riesce a far intraversare alla grande, guarda qua che roba. Ok. Ovviamente con il volante si ha anche un maggior controllo. Calma, perché questa è una zona, è un tratto bello complicato. Questa visuale sarebbe fantastica, ma in realtà è abbastanza problematica. Così si ha molta più visuale. Bene, così. Sì, Windows intanto mi fa il pop-up che devo aggiornare, ma non ti preoccupare che adesso non mi sembra il caso di riavviare il PC, sai com'è? Sono... Oh, porco! E... Beh, così ce la portiamo a casa, perfetto, Windows. Sinceramente non mi interessa adesso. Puoi evitare? Ok, siamo arrivati di un mezzo decimo davanti, ma va bene così. Diciamo che ovviamente non permette margine di errore in questo... In questo caso, però dai, la seconda gara almeno ce la siamo portati a casa e già è qualcosa. Ok, andiamo sul ghiaccio, Icebreaker, dobbiamo scegliere se con auto diga. Delle novità scottanti oggi al Der Podcast dei Donut Media e no, non è una bufala. Bene, ok, Duran ci ha sfidato, ce l'abbiamo fatta. Ok, nell'evento principale una sfida, probabilmente più avanti ci arriverà magari l'invito se non ci è già arrivato. Detto ciò, noi però andiamo dentro con la Escort RS Cosworth a Roosevelt Bridge invertito a New York per l'Icebreaker. Ok, andiamo. Questo è 4x4, quindi dovremmo avere tecnicamente meno problemi di sovrasterzo. Ok, dobbiamo stare attenti comunque sempre al ghiaccio che... vedi che senza freno a mano è un pochino più complicata gestirla, ma
Col freno a mano sarebbe essenziale per... Per farla partire in sovrasterzo, ma va bene così. Secondo giro cominciato, insomma, uno si adatta con quel che può. La mandiamo in sovrasterzo utilizzando il freno, non è un problema. Purtroppo non sempre funziona, solo in determinate curve. Ok. Oddio, senza freno a mano diciamo che è un po' più facile gestirla perché non perdiamo troppo tempo, perché a volte diciamo che ci puntavamo più alla spettacolarità di fare le curve con il freno a mano, però in questi casi quando non gira la cosa è molto problematica. Quando drifta invece riusciamo a vincerla tranquillamente. Va bene, molto semplice. Quarta gara di oggi, sprint con le Modern Rally Lance Circuit. Ok, Citroen C3. Fortunatamente non l'abbiamo utilizzata prima, almeno non utilizziamo sempre la stessa auto. E allora andiamo qui in Norvegia per questo sprint e vediamo come ce la caviamo. Anche qui, trazione integrale da dover gestire. Ok, ci siamo. Pronti a partire. 3, 2, 1. E si va. Ok, è un ovale. Dovrebbe essere un ovale, credo. L'ovale allora è abbastanza easy, basta fare delle buone traiettorie. Con la trazione integrale non dovremmo aver problemi. Infatti si va in testa. Ok, basta mantenere una buona traiettoria. Esterno e poi si stringe, non è un problema, e si va belli tranquilli. Abbiamo già preso un bel margine di vantaggio. Va bene, gli ovali sono facili, dai, però così, così è easy. Quando parte è soddisfacente, e quando sbattiamo un po' meno. Vabbè, e anche questa l'abbiamo vinta facilmente. Ok, andiamo con la prossima gara. Ok, dopo che loro si sono fatti la chiacchierata, io voglio andarmi a fare l'ultima gara di oggi. Triple Stone Bridge Land Rush. Ok, voglio riprovare ad utilizzare il Ford Raptor che abbiamo utilizzato nella prima gara, vedendo se riusciamo a cavarcela meglio nel ponte tripla arcata Land Rush in Grecia. Ok, partiamo per questa gara. Penso sempre 3 giri tanto, no? 3 giri, sì, perfetto. Ok, adesso stiamo calmi, sappiamo che essendo trazione posteriore questo Ford Raptor tende a sgusciare via molto facilmente. Non andiamo sotto la quarta, sappiamo che sotto la quarta è praticamente inutile andare, probabilmente così riusciamo a gestire meglio il sovrasterzo, visto che avremo un pochino meno coppia iniziale in accelerazione. Ok, va bene così, l'abbiamo tenuta. Qui stavamo per andare in sovrasterzo, ma l'abbiamo tenuta. Ok, questa è stata ottima per uscire il più dritti possibili da quella curva. Vai, in quinta, riusciamo a stare belli veloci. Un po' di sovrasterzo, siamo primi e finisce il primo giro. Ragazzi, così è veramente... Boh, con il volante è più facile rispetto al pad, non lo so, così sembrerebbe. Sembriamo andare molto più veloci. Va bene. Cioè, nel senso, a noi per carità, tutto di guadagnato, Ma secondo me perché appunto noi puntavamo allo spettacolo con il freno a mano, quindi perdevamo molto più tempo del previsto, perché qui stiamo prendendo il largo. E finisce così, molto molto facile, quasi noioso, devo dirvi.
Quindi, che posso dirvi? Tutto molto facile con il volante. Forse troppo facile con il volante. Sai che puoi usare tutte e quattro le ruote? Sì, ma Ogni tanto però infatti, lo so, ma il bisogna pubblico mi ama, pensare. ma qui gli avversari sono scarsi, eh? Sono proprio male male. Signori, allora io concludo qui questo episodio. Perché comunque io ho già una mezz'oretta che registro, quindi io vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Dirt 5, sempre qui con il volante. Ci sto, adesso inizierò a registrarlo subito un altro episodio. E ci vediamo ad un prossimo video, sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi.